Ciao a tutti e ben ritrovati in una nuova video lezione di acquerello. Oggi vorrei proporvi tre esercizi pensati proprio come idee per chi sta iniziando con l'acquerello. Si tratta di tre marine, tre paesaggi che ho fotografato subito fuori Cagliari, quindi degli esercizi molto molto semplici pensati proprio per capire come gestire l'acqua, come gestire le velature. Ho pensato di proporre questo esercizio perché, come sapete, la situazione in Italia per quanto riguarda il Covid sta degenerando e quindi siamo di nuovo sempre più limitati in tutte le nostre attività. E proprio la scorsa settimana ho dovuto interrompere le mie lezioni in presenza qui a Cagliari. Avevo due bellissimi gruppi di persone che si sono appassionate prima di tutto al disegno e che stavano per scoprire l'acquerello. Proprio nel momento in cui stavamo per cominciare, o meglio, avevamo fatto una prima lezione molto molto semplice, nel momento in cui stavamo per iniziare un percorso di approfondimento dell'acquerello, ho dovuto interrompere le lezioni. Ho pensato così di proporgli, in attesa di poter riprendere le lezioni in presenza, di proporgli questi esercizi che effettivamente sono utilissimi per chi sta iniziando. Con questi tre esercizi che cosa vediamo? Principalmente capiamo come gestire l'acqua. Quindi vediamo un po' di bagnato su asciutto, un po' di bagnato su bagnato e soprattutto vediamo come stendere il colore e come calibrare il pigmento rispetto all'acqua in funzione della trasparenza che vogliamo dare. Sono esercizi molto semplici, quindi con un disegno velocissimo, veramente immediato, che ci permettono quindi di poter riprendere più volte il lavoro. In questa prima fase con l'acquerello è fondamentale la sperimentazione, quindi bisogna veramente divertirsi, sperimentare e non avere paura di buttare i lavori. Nell'acquerello ci sta, è più che legittimo, ne ho buttati tanti anch'io. Quindi la scelta del soggetto non è casuale, nel senso che se io dedico 5-10 minuti al disegno è più facile che con quel disegno cerchi un po' di sperimentazione. Se dovesse andare male, lo butto. Ma rifare il disegno mi costa veramente pochissima fatica. L'ideale è lavorare con, come in questo caso, tre soggetti differenti, ma comunque molto simili, in cui quindi possiamo ripetere i passaggi. Oppure, meglio ancora, fare dello stesso soggetto 3-4 disegni differenti e provare diverse soluzioni per ogni disegno. È proprio una parte di studio, un passaggio di studio, in cui l'obiettivo non è il risultato finale, estetico, del bel dipinto da conservare o da appendere in casa, ma piuttosto è proprio il percorso di esecuzione di quel dipinto, cioè quello che quel dipinto mi restituisce. Che esca bene o che esca male, parliamo sempre di esperienza e di apprendimento. Prima di iniziare, intanto vi ringrazio ancora per tutte le volte che mi scrivete, mi mandate gli esercizi, cerco sempre di rispondere, magari i tempi non sono immediati, potrei impiegare qualche giorno, però cerco sempre di rispondere a tutto quello che mi mandate. Vi anticipo che, come vi avevo promesso, finalmente sul mio sito internet trovate tutte le informazioni per i corsi online. Quindi un percorso di 4 lezioni per il disegno e un percorso di 4 lezioni per l'acquerello per cercare di capire le basi, quindi quello che un po' stiamo vedendo con questi video, ma chiaramente molto più approfondito, molto più preciso e puntuale in tutti i passaggi di esecuzione. Trovate nella descrizione di questo video qua sotto, trovate il link per accedere al mio sito e quindi vedere le informazioni sui corsi che si attiveranno a breve. Invito comunque corsi o non corsi a mandarmi sempre tutti i lavori che fate. Mi fa piacere, è bello vedere tutto quello che state realizzando, tutti i dipinti che state facendo, anche grazie ad alcuni suggerimenti che sono partiti da queste video lezioni. E mi fa piacere riceverli, mi fa piacere potervi rispondere e darvi magari qualche indicazione in base alla mia esperienza per poter migliorare ancora. Intanto, senza andare oltre, senza perdere altro tempo, io direi di cominciare con i nostri esercizi. Intanto abbiamo un paesaggio al tramonto, un tramonto in viola, quasi molto molto sfumato, quasi con una nebbia, della zona di Nebida, che è sulla costa occidentale della Sardegna. Una zona veramente molto molto bella e poco conosciuta in realtà della Sardegna. Poi abbiamo un paesaggio al tramonto tendente all'arancione delle montagne verso la zona di Capoterra e delle raffinerie della Saras che vedete qui in fondo, con in controluce una barca a vela. E infine
paesaggio sempre della una marina del Golfo di Cagliari con le montagne, il mare molto molto leggero, molto molto sfumato. Quindi questo in particolare è un esercizio che ci permetterà di ragionare sulla leggerezza e sulla trasparenza dell'acquarello. Per fare prima io ho già fatto il disegno, per non farvi perdere altro tempo. Potete lavorare su questi tre soggetti, vi basta mettere in pausa il video nel momento in cui li ho mostrati e copiarli da schermo, oppure semplicemente potete anche prendere anche da internet delle foto simili o addirittura potreste anche inventare altri paesaggi, vi basta una serie di montagne, una serie di livelli e poi l'esercizio lo potete eseguire esattamente come ve lo mostro adesso. Inizio bagnando il foglio del primo lavoro e bagno tutta la superficie, sia il cielo che il mare e le montagne. Intervengo poi partendo dalla parte centrale del dipinto con un arancione abbastanza intenso. Qua intervengo con un giallo un pochino più chiaro. Come vedete metto il colore e poi lo stendo sul foglio, quindi appena lo metto è più intenso. Col pennello poi umido, col colore che avanza, intervengo ancora sul foglio bagnato. Diciamo che cerco di mettere i colori così come sono nel dipinto, nel soggetto, e poi lavorando sul foglio umido li mischio insieme. Finché il foglio è bagnato, vedete il riflesso sul foglio, finché quel riflesso è presente, potete continuare a intervenire continuando a caricare colore e continuando a sfumarlo. Fatto questo posso asciugare leggermente il pennello e poi col pennello asciutto riprendere il colore in eccesso. Facendo così ottengo delle sfumature più chiare. Intervengo poi sul secondo lavoro con la stessa tecnica, quindi bagno prima tutto il foglio e poi intervengo con il colore direttamente sul foglio bagnato. Come vedete, il colore appena messo sul foglio risulta molto intenso, molto deciso, però poi sfruttando la superficie umida del foglio posso distribuirlo. Stesso identico passaggio col terzo dipinto. Averne tre è utile per diversi motivi. Il primo è che non dovete aspettare che asciughi il lavoro che avete appena fatto, e il secondo è che avete la possibilità di provare, sperimentare differenti soluzioni pur lavorando con la stessa tecnica. Fatto il primo passaggio di bagnato su bagnato, poi si interviene con un bagnato su asciutto. È importante che sia completamente asciutto il foglio, quindi controllatelo magari anche col dorso della mano per sentire se è ancora umido. Parto dal dipinto centrale perché è asciugato per primo e intervengo con una velatura su tutte le montagne, quindi una velatura che copre sia la montagna più alta che la parte più bassa del dipinto, come vedete. La punta del pennello è sempre verso il disegno e il serbatoio verso la parte interna. Anche qui, stesa la prima velatura, posso intervenire con un colore un po' più scuro per caricare l'intensità del colore sul foglio. È importante gestire la pennellata con la punta del pennello sempre verso il disegno, verso la matita, e il serbatoio verso la parte interna della velatura che si sta dando. Questo vi permette di essere abbastanza precisi in ogni passaggio. Mentre asciuga il secondo lavoro, ritorno sul primo. Ribagno questa volta tutta la superficie e intervengo con un colore medio scuro nella parte centrale. È un passaggio che vi permette di creare delle sfumature abbastanza morbide. Lo si fa soprattutto nei cieli nuvolosi o con della foschia. Mentre questo asciuga, intervengo su quello più basso, quindi sul terzo lavoro. Copro col braccio gli altri lavori e con lo spruzzino inumidisco il foglio. Inumidire con lo spruzzino vi permette di avere un bagnato su bagnato non omogeneo, quindi di avere delle macchie di acqua che si alterneranno alla linea più precisa, nei punti in cui chiaramente le gocce non sono arrivate. Questo lo sfrutto soprattutto per dare effetti di lontananza alle montagne più distanti. Intervengo di nuovo sul primo, che intanto è asciugato, e rafforzo ulteriormente
la parte più scura centrale, quindi dove avevamo il mare, per intenderci. Questa volta non faccio bagnato su bagnato, ma sfumo, quindi carico il colore più intenso e poi lo accompagno. E lo faccio asciugare. Intanto preparo il colore per il dipinto centrale, quindi quello che ha diversi livelli di distanza per le varie montagne, quindi il principio della prospettiva aerea che abbiamo avuto modo di vedere anche in altri esercizi insieme, sempre qui su YouTube. Il principio di questi dipinti, che sono utilissimi come esercizio, è quello di ottenere le diverse profondità tramite l'intensità del colore, o meglio tramite la sovrapposizione di più velature. Cioè faccio una prima velatura, che è quella delle montagne più distanti, che abbiamo già visto, che copre tutta la parte in primo piano. Poi faccio una seconda velatura che copre le montagne più vicine e poi una terza per quelle ancora più vicine e così via, fino ad arrivare a un effetto di profondità abbastanza importante. Mentre asciugo anche il secondo lavoro, di nuovo proteggo i due primi lavori e intervengo con lo spruzzino per inumidire il foglio del terzo dipinto. Riprendo la linea delle montagne e la definisco ulteriormente. Chiaramente, come vedete, il colore è molto chiaro, quindi lo ricarico sempre con una sorta di bagnato su bagnato, cioè dopo aver dato la velatura intervengo di nuovo rafforzando, aggiungendo acqua e di conseguenza anche pigmento alla parte di velatura che sto gestendo in questo momento. Vedete come con lo spruzzino i contorni non rimangono troppo definiti, cioè abbiamo una parte precisa e lineare che è quella in cui l'acqua non è arrivata e una parte invece un po' più sfumata che è quella in cui lo spruzzino ha effettivamente bagnato. E si usa moltissimo questa tecnica per rappresentare gli elementi più distanti, quindi dare una sorta di sfocatura. Intanto preparo un colore un po' più scuro, di nuovo con lo spruzzino inumidisco tutto il foglio dopo che si è asciugato. E con la carta riprendo le parti in cui non voglio che il colore cammini, quindi spruzzo tutto e poi asciugo i punti che voglio tenere precisi e puliti. Col colore un pochino più scuro, quindi con un blu un po' più spento, comincio a rafforzare la parte del mare. In questo terzo dipinto, come vedete rispetto agli altri, cerchiamo un lavoro di leggerezza, di trasparenza, in un effetto che quasi di fatto non permette di distinguere la differenza tra le montagne e il mare. Ed è proprio l'effetto che abbiamo in natura quando c'è una leggera foschia. Preparo intanto un colore marrone un po' più scuro e leggermente più denso per fare il terzo livello delle montagne del dipinto centrale. Quindi rafforzo le parti effettivamente più scure del soggetto. Tanto c'è da dire un piccolo accorgimento. Il video sembra rallentato, sembra lentissimo. In realtà la velocità è effettivamente questa. Quando si tratta di velature di precisione, la cosa migliore è cercare con la punta del pennello, come dicevamo, la linea del disegno e una volta che la troviamo, l'ideale è procedere con una velatura molto lenta, molto controllata, che permetta quindi una gestione precisissima della punta. Quindi è una velatura continua, ininterrotta, finché chiaramente c'è acqua nel serbatoio, che permette quindi di definire in maniera molto molto precisa con un totale controllo. Non bisogna avere fretta, non bisogna staccare e ripoggiare di nuovo il pennello. Quindi una volta che troviamo la posizione corretta per il polso e la linea che stiamo cercando, non stacchiamo il pennello. Ora torniamo sul primo dipinto, quindi quello più in alto. In questo dipinto abbiamo detto stiamo cercando un ulteriore effetto di foschia, di trasparenza e quindi come avete visto quasi tutti i passaggi, anzi tutti i passaggi precedenti li ho gestiti bagnato su bagnato. Man mano che andiamo avanti chiaramente cerchiamo colori via via più densi. Come vedete anche in questo caso ho inumidito con lo spruzzino questa volta, quindi non bagnando tutta la superficie, ma soltanto inumidendo alcune parti, in realtà in maniera totalmente casuale. Stendo il colore più denso partendo dalla linea dell'orizzonte
poi sciacquo il pennello, lo asciugo leggermente e questo colore lo distribuisco e lo utilizzo per sfumare su tutta la superficie del mare. Vedete come lo spruzzino di fatto restituisce delle macchie irregolari anche sulla superficie dipinta. Con lo stesso colore utilizzato per il mare, comincio a definire le montagne, quindi do un primo valore di scuro che poi dovrò comunque rafforzare. Ora, mentre il primo dipinto asciuga, creo un colore un po' più denso rispetto ai precedenti. Man mano che vado avanti, i colori sono sempre più intensi, sempre più densi, quindi con meno acqua, e creo un colore neutro, diciamo un grigio o un nero, che utilizzo nel secondo dipinto, in quello centrale, per ridefinire le parti più vicine a noi. Quindi vado a dare più profondità. Il vantaggio, come vedete, di questi pennelli è proprio quello di riuscire a passare da velature piatte ed estese, come nel caso dei cieli, a un lavoro di precisione. Il pennello è sempre lo stesso, sempre quello. Adesso non mi soffermo, non mi dilungo, però nella descrizione del video inserisco anche tutti i materiali che ho utilizzato, la carta, i colori, e chiaramente il pennello, appunto. Con un colore sempre abbastanza denso e tendente al blu, un blu grigio abbastanza spento, intervengo sul mare per dare una prima base e mentre questo asciuga passo al terzo dipinto. Bagno tutto il foglio e poi riasciugo con la carta in modo da non avere un foglio leggermente umido e non completamente bagnato. L'effetto sarà diverso, come vedete. Ecco qua. L'effetto che otteniamo è un effetto di sì, bagnato su bagnato, ma effettivamente più facile da controllare perché il foglio ha meno acqua e il colore cammina di meno. Ora, anche questo passaggio deve asciugare, quindi torno sul dipinto centrale. Come vedete, lavorare con più soggetti è utile, sia perché ci permette di non stare fermi, sia perché ci permette di risolvere magari in altri dipinti soluzioni che non abbiamo trovato nei primi. Per fare questo tipo di lavoro, quindi un po' un lavoro di sperimentazione, di esercizio, la cosa migliore è lavorare con soggetti che non richiedono troppo disegno. È chiaro che se impiego 2 ore, 3 ore a fare il disegno, poi sarò meno propenso a sperimentare, a trovare nuove soluzioni per paura di buttare il lavoro. Se il disegno lo faccio in 5-10 minuti, come in questo caso, sono soggetti semplicissimi che potremmo anche inventare, potrebbero essere di fantasia, a quel punto sperimentare diventa molto più semplice. È un disegno che potrei ripetere 5, 6, 7 volte, tanto è molto, molto semplice. Lo spruzzino possiamo anche utilizzarlo su una velatura appena data, come in questo caso. E lo si utilizza in genere per creare delle macchie o per amalgamare dei colori che invece rimarrebbero troppo definiti, troppo distanti. In questa fase qua lo sto utilizzando lo spruzzino per non avere quelle linee così nette che abbiamo visto prima, quindi per rendere il tutto un po' più morbido. Ora, mentre facciamo asciugare anche questo lavoro, preparo un colore, un viola scuro, denso, quasi un grigio, per lavorare sul primo dipinto, su quello più in alto. È importante, a mio avviso, fare attenzione a questi tempi di asciugatura. Molti consigliano di utilizzare il phon. Personalmente lo sconsiglio e per due motivi. Il primo è che generalmente un getto d'aria forte, come quello del phon, può spostare i pigmenti e rovinare anche la carta in certi casi. Tende a seccare la carta, quindi il cotone della carta da quello perde anche di elasticità. È chiaro che si fa molto più in fretta. È uno strumento che si può utilizzare quando non si devono fare troppi passaggi, a mio avviso. C'è da dire un'altra cosa. Questi tempi di asciugatura, secondo me, sono importanti per capire i tempi della carta. Quindi il fatto di aspettare, di osservare il foglio, di guardarlo in controluce, di toccarlo, di avere proprio questo tipo di attenzione verso gli strumenti che utilizziamo, ci permette di conoscerli meglio. E un ultimo aspetto, secondo me, è legato proprio alla caratteristica dell'acquerello, che comunque ci educa alla pazienza, che non è da sottovalutare. Generalmente, quando aspetto che asciughi una velatura, facendo acquerello mi capita molto spesso, mi prendo quel tempo più che altro per riguardare il dipinto, riguardare il soggetto che sto copiando. Mi prendo proprio del tempo per osservare. Sono obbligato a farlo perché non posso dipingere. E questo mi permette però anche di capire meglio,
il lavoro che sto facendo. Ci dà più consapevolezza, secondo me, ecco. Intanto, come vedete, ho creato un bistro viola ancora più denso e ho lavorato sulla montagna in primo piano del primo dipinto. Una volta che il pennello si è leggermente scaricato, quindi con lo stesso colore, e lavorando un po' di piatto con la punta schiacciata, ne ho approfittato per dare qualche tocco di riflesso al mare. Quindi il colore è lo stesso che ho utilizzato in primo piano, il pennello si è un po' scaricato e col pennello scarico vado a ricercare questi passaggi di precisione. Nel gestire i riflessi la cosa importante è lavorare sempre con il pennello leggermente di taglio, di piatto. In che senso? Nel senso che potremmo anche schiacciare la punta del pennello. Vedete come l'ho schiacciata sul foglio, sul tavolo, scusate, e effettivamente risulta, ci dà quasi una linea invece che una punta, quasi un taglio appunto, che possiamo utilizzare per fare delle linee precise. Nel caso del mare è importante rispettare le linee orizzontali, quasi sempre, almeno nel mare così a distanza. Se vogliamo dare un effetto di riflesso e di acqua credibile, dobbiamo fare una sorta di tratteggio sempre orizzontale e parallelo alla linea dell'orizzonte o al piano del foglio. Ora preparo il colore per definire, per ultimare il mare del terzo dipinto. Lo darò nella stessa maniera, quindi con delle linee fondamentalmente, con una sorta di tratteggio sempre orizzontale, come dicevo prima. Non si dà mai o quasi mai, una velatura piena e compatta in questi passaggi qua. Quindi il colore non deve coprire tutta la carta. Perché questo? Perché altrimenti non avremo i riflessi, non avremo la trasparenza del colore più chiaro che, come vedete, rimane sempre evidente nella zona più chiara dei riflessi del mare. È il motivo per cui all'inizio abbiamo dato lo stesso colore del cielo anche al mare, proprio perché quel colore sull'acqua si riflette e nelle zone più chiare delle onde praticamente viene fuori. Quindi noi dobbiamo in questa ultima fase, in quest'ultima fase, definire il mare, ma lasciando sempre un minimo di riflesso. Finito l'ultimo lavoro, passo a quello centrale. In realtà il lavoro è molto simile, quindi interverrò con un colore più scuro, sempre con questa sorta di tratteggio. Vedete il pennello come risulta piatto? E utilizzo i colori scuri praticamente su tutti e tre i dipinti, come avete visto. Sono proprio le ultime battute, stiamo definendo. E come vedete i lavori sono molto semplici, molto lineari, potremmo dire, anche quasi didattici, anzi sono didattici effettivamente, però servono proprio per capire quali sono i passaggi necessari per la gestione delle velature, quindi della sovrapposizione, e poi anche dei dettagli, anche se i dettagli qui sono pochi, però ci permette di capire che intensità dobbiamo dare al colore per gestire delle velature estese, come quelle dell'acqua, del cielo. Quando usare il bagnato su bagnato e poi eventualmente quanto deve essere denso il colore in funzione dell'effetto di definizione che vogliamo dare. Come vedete, come avete intuito, ma come avete visto anche sicuramente nelle altre video lezioni che ho pubblicato qui su questo canale, man mano che andiamo avanti, nella tavolozza abbiamo sempre meno acqua, quindi il colore diventa sempre più denso. È importante non lavorare con colori eccessivamente pastosi, soprattutto da subito, diciamo che questi devono essere veramente gli ultimi passaggi, perché altrimenti rischiamo di ottenere un acquerello o pestato o comunque molto molto carico. Il colore, anche se denso, deve essere steso con un pennello che nel serbatoio ha sempre un po' di acqua, altrimenti il foglio, o meglio il pennello, raschierebbe il foglio, striscerebbe sul foglio, avremmo un effetto veramente molto sporco. La velatura deve essere sempre piena, compatta in questi passaggi. Ora
È chiaro che in questa fase, col colore più scuro, essendo l'acquerello una tecnica che lavora soprattutto per sovrapposizione di colori via via più densi e più scuri, in quest'ultima fase quindi possiamo aggiungere dei dettagli direttamente col colore o disegnandoli sopra o avendoli disegnati prima, perché chiaramente, soprattutto nel caso di questo dipinto in controluce, elementi più scuri, quindi velature più scure, possono tranquillamente coprire tutti i passaggi che abbiamo fatto in precedenza, senza alterare l'effetto finale del dipinto, quindi senza che si veda che la cosa è aggiunta alla fine. Lo stesso scuro lo utilizzo poi per dare qualche tocco di riflesso più scuro appunto alle onde. Ecco, con questi ultimi ritocchi, parliamo proprio degli ultimi passaggi, potremmo considerare conclusi i lavori. Quindi ci siamo, abbiamo finito i nostri 3 esercizi. Ecco, con quest'ultimo passaggio di definizione abbiamo concluso questi 3 esercizi, come avete visto, molto simili tra loro, molto molto semplici. Molto, molto semplici appunto perché possono anche essere ripetuti più volte, cosa che vi invito a fare. Io spero di ritrovarvi alle lezioni in diretta che stanno per partire, ma se non dovessimo ritrovarci lì, chiaramente ci troveremo sempre qui. Sto cercando di postare, di pubblicare un video più o meno ogni settimana. Il sabato o il venerdì sera, così da darvi la possibilità durante il weekend di esercitarvi se avete tempo libero. Vi ringrazio ancora per tutti i messaggi, tutti i commenti che mi state mandando, non c'è bisogno di dirlo, mi fanno moltissimo piacere. Non vi trattengo oltre, vi lascio liberi di sperimentare con l'acquerello, di provare questi 3 esercizi, e li aspetto, quindi se volete mandarmeli mi fa piacere come sempre. Buon divertimento, alla prossima, ciao!